Salve a tutti, oggi vi faccio vedere la prima tecnica, è un video breve, per fare uno sfondo con il sale e vi faccio vedere l'effetto che fa. E io ho questi due, per ora queste due set, ho l'essenziale e il primario. Diciamo che l'effetto viene circa così. Adesso la telecamera non rende. Allora, ci serve, i colori sono questi. Io scelgo tre colori. Io sceglierò il magenta, mettiamo il rosso e il blu scuro e scelgo questi tre colori qua. Qui c'è scritto navy, qua scarlet e magenta. Mi prendo il pezzettino, un pezzettino come volete farlo grande, di cartoncino per acquerello, in questo caso è quello liscio. Poi mi servirà un po' di nastro carta, del sale grosso o medio grosso, uno spruzzino e acqua e pennello. Io andrò a miscelare i colori in questo vetro. Allora, prima di tutto io mi blocco il mio cartoncino sul mio tappeto. Ah, io ho usato questo tipo di tappetino qui. Voi potete usare anche dell'acetato o anche un vetro grande se l'avete, insomma qualcosa che non assorba l'acqua. E faccio. Questo serve anche per fare un bordino per il nostro cartoncino, che viene più carino, ma tiene anche fermo per far sì che non si muova con l'acqua. Cerchiamo di fare tutti i bordini all'incirca la stessa larghezza. Ora mi vado a prendere i miei colori dalla parte, come sapete, gli spectrum ha due parti, una sottile per fare magari dettagli e uno più spesso. Io prendo quello più spesso e mi metto il colore. Mi servirà anche dello scottes per asciugare il pennello. Ora bagno il pennello. In questo caso io uso un pennello perché devo fare uno sfondo così grande. Un po' e inizio poi prendo il sale, glielo metto sopra. Poi con uno spruzzino
ci vado a spruzzare sopra in modo che venga così. Vedete? Prendo questo per l'embossing, questo per fare l'embossing e asciugo. Quando pensate che sia ben asciutto, dobbiamo rimuovere il sale. Io adesso glielo lascio un altro secondino, intanto vi spiego. Questo è, diciamo, una serie di video e vi farò vedere diverse tecniche, poi vi farò vedere anche colorare con un timbro e tanti altri video sugli spettrum acqua. Quindi non mi sto ora a farvi vedere, che ne so, a realizzare una card o qualsiasi altra cosa. Prima iniziamo le tecniche, poi magari insieme facciamo un qualcosa con magari diverse tecniche riunite in un unico progetto e così via. Bene, una volta che avete asciugato bene, dobbiamo rimuovere tutto il sale. Poi togliamo il nostro adesivo carta. Vedete perché vi ho detto, in modo che avrete comunque quattro bordini. Tutti belli e puliti. E questa è la tecnica, non so se si riesce a vedere, ma è un bel effetto. E questa è la tecnica con sale. Con questo io ho finito il primo video di questa serie. Spero che vi sia stato di aiuto o anche di ispirazione, poi magari voi potete provare a fare anche dei progetti, magari sarei felice di vederli, per esempio. Faremo anche una tag a Mix Media poi col tempo. Bene, come ho detto, spero che vi sia stata di aiuto, che vi sia piaciuto. Mi raccomando, i colori acqua li trovate su prettykit.com e ciao al prossimo video!